deciso di restare un altro anno a Napoli, un po' come Cavani e Higuain che restarono 3 anni, e questo è il secondo di Osimhen. Vedremo. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti dopo un'ora di voce di popolo. Oggi, insomma, coppia inedita che però a volte edita. Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro. Ciao Dario. Buongiorno caro Gianluca, buongiorno ai nostri amici all'ascolto, a Mario Palegione regia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Parleremo appunto di mercato, di Osimhen, ovviamente di La Spezia Napoli, purtroppo per gli incidenti e soprattutto per i cori, perché so che sono arrivati, innanzitutto noi condanniamo senza se e senza ma tutti i protagonisti di incidenti, che siano stati tifosi del Napoli o dello Spezia, ma soprattutto devo dire che sono arrivati moltissimi messaggi già questa mattina, mi hanno riferito sui cori, i cori razzisti, discriminatori, Vesuvio, colera, e devo dire l'inedito ancora più agghiacciante: non si rispetta neanche la morte di un campione celebrato come Maradona. Io francamente lo Spezia Calcio non c'entra nulla, ma se va in Serie B l'anno prossimo non mi dispererò, perché sportivamente non si può addirittura sfottere, dissacrare, diciamo, sulla morte, sfottere o comunque insomma insultare la morte, o inneggiare, certo, la morte, inneggiare la morte, certo. No, perché hanno fatto il coro mamma 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 eccetera eccetera sulla morte di Maradona, che mi sembra una cosa abietta. Ma poi sai quella cosa brutta, che nella loro idea questo significava offendere i napoletani. Non hanno capito che Maradona è un patrimonio mondiale dell'umanità, per infatti, cui è anche un loro patrimonio, hanno offeso se stessi. Il calcio ieri è stato molto non brutto, non a caso, scusami Gianluca ti interrompo, moltissimi messaggi sono arrivati anche su Twitter, sui social, da parte di tifosi di altre squadre, della Roma, del Milan, dell'Inter eccetera, che hanno appunto condannato i tifosi dello Spezia, quelli ovviamente non tutti, questo bisogna sempre riferirlo, di aver esagerato stavolta. Devo dire che insomma la dinamica dei fatti di ieri è stata agghiacciante, perché insomma all'esterno i tifosi dello Spezia hanno aspettato i pullman dei tifosi del Napoli per aggredirli, poi all'interno c'è stato un lancio di fumogeni terribili a cui i napoletani hanno risposto, qualcuno ha tentato di scavalcare, c'è stato il contatto, c'è stato l'intervento dei calciatori del Napoli, addirittura Koulibaly inavvertitamente è stato colpito con un bastone, e stava per farne le spese anche Thiago Motta attraverso l'intervento dei propri tifosi, addirittura, che stavano per aggredirlo, il tecnico dello Spezia. Tutto molto brutto, 12 minuti di partita sospesa, che avrà delle conseguenze pesanti, credo per entrambe le società, sia per lo Spezia che per il Napoli, che purtroppo pagano esatto, l'ignominia dei propri tifosi, e pagheranno con multe salate e magari anche con un turno a porte chiuse o con un turno con le curve chiuse. Sì, si vedrà, sicuramente Gravina è intervenuto. Io spero che Gravina però intervenga anche sui cori, cioè nel senso che è ovvio che gli incidenti sono assurdi da censurare e condannare, però la violenza è anche verbale, ragazzi, la violenza verbale qualche volta provoca anche quella fisica, purtroppo, quindi su entrambi i fronti bisogna lottare, altrimenti ne paghiamo tutti le conseguenze. Però ne parliamo con il procuratore aggiunto, ex procuratore aggiunto della Federcalcio, l'onorevole Marco Di Lello. Buongiorno. Buongiorno onorevole. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a voi in studio. Grazie per essere con noi. Ieri avrà assistito a distanza evidentemente a quello accaduto in Spezia Napoli, e devo dire che sui cori razzisti, Vesuvio, colera, addirittura diciamo poco fa inneggiando alla morte di Maradona, al di là del, poi della violenza, degli scontri che vanno condannati e sono gravissimi da ambo i lati, però questi cori hanno stancato. Ma perché la Federcalcio o il calcio non interviene in modo netto e definitivo su questo fronte? Faccio una riflessione con voi ad alta voce, ricordando che essendo un tesserato della Federcalcio, certo, diciamo, devo attenermi a determinate regole. Vediamo, procuratore detto questo, io sono d'accordo con voi sul fatto che occorra intervenire sul piano normativo per inasprire le sanzioni e togliere margini di discrezionalità in presenza di determinati comportamenti. L'altra faccia della medaglia è quella della responsabilità oggettiva, che è un tema irrisolto, perché se noi andiamo a sanzionare in questo caso, come forse sarebbe giusto fare in maniera anche grave, lo Spezia Calcio è giusto che sia responsabile della idiozia di una frangia di
sostenitori, vale per lo Spezia come vale per qualunque altra società, e questo è finora è stato il vero limite dal mio punto di vista rispetto alla capacità degli organi di giustizia di Federcalcio di entrare fino in fondo nella debellare o nel combattere il fenomeno. Noi ci diciamo spesso che la mamma dei cretini è sempre incinta. Sì. Però andiamo a vedere poi nel merito che cosa si fa. È capitato molte volte, anche quest'anno, che poi si sia risolto tutto con l'irrogazione di una multa da 5.000 o 10.000 euro. Questo non è evidentemente un deterrente utile, diciamo, ad impedire manifestazioni di idiozia e cretinismo come quelle che abbiamo visto. Mi preoccupa ancora di più che ci sia una giurisprudenza all'interno della giustizia sportiva che va a differenziare se la discriminazione è razziale ovvero territoriale. Io ho molti dubbi sul punto, però è così, per cui il paradosso è che la discriminazione territoriale, che è quella che subiscono i tifosi del Napoli quasi in ogni stadio, esatto, quasi ogni domenica, viene considerata meno grave della discriminazione di tipo razziale o per motivi di sesso o religione, e questo inevitabilmente ha aperto, diciamo, un varco rispetto alla gradazione delle sanzioni. Ora la norma, l'articolo 28 poi rinvia all'articolo 8, prevede o meglio consente l'irrogazione di sanzioni come le porte chiuse, la squalifica del campo, addirittura uno o più punti di penalizzazione fino ad arrivare all'esclusione del campionato. Ecco, forse bisognerebbe avere più coraggio nell'irrogare sanzioni che veramente abbiano poi una capacità deflattiva, insomma, cercare di impedire che questo continui a verificarsi. Evidentemente non è stato fatto abbastanza. Io, quando si è trattato di calciatori, da procuratore dei dilettanti, ho imposto, diciamo, la partecipazione dei calciatori a momenti di formazione per il rispetto del valore della diversità, piuttosto che dargli semplicemente 3 giornate di squalifica, le ho mandati un mese a fare lezione nei centri di accoglienza. Ma voglio dire, questo per dire che si possono immaginare anche sanzioni alternative. Sui tifosi è decisamente più difficile. Io penso che con tutti gli strumenti che oggi ci sono a disposizione, i posti sono numerati, le telecamere sono ben presenti in ogni impianto, bisognerebbe avere la forza di continuare a utilizzare e forse dilatare ulteriormente il DASPO. Evidentemente 3 o 5 anni non bastano per questi scellerati che meritano di restare per sempre fuori dagli stadi italiani, e può essere quella una via per cercare di mitigare la responsabilità oggettiva. Però è evidente che se poi anche la società non fa tutto quello che è giusto e doveroso fare per evitare che questi episodi continuino a ripetersi, beh, evidentemente forse bisogna immaginare, diciamo, un tipo di sanzione più grave, più afflittiva rispetto, certo, ai 5.000 euro di multa che vengono spesso comminati. Dottor Dirello, una curiosità, c'è un messaggio. Gianluca, ma si può sapere chi ha iniziato ieri su Sky? Hanno detto che hanno iniziato i tifosi del Napoli all'esterno. Adesso tu mi dici che sono stati i tifosi dello Spezia. Allora, i tifosi dello Spezia sicuramente hanno aggredito i pullman dei tifosi del Napoli. Il fatto che ci siano stati anche e dei tifosi del Marsiglia nei gruppi di tifosi dello Spezia mi lascia pensare che comunque qualcosa di premeditato ci fosse all'inizio. La verità è vecchia, purtroppo. Tecnicamente, dottor Di Lello, oggettivamente la responsabilità oggettiva è a carico dello Spezia in questo caso, però probabilmente ne pagherà le conseguenze anche il Napoli. Come si valutano queste cose? Cioè, gli ispettori della Federcalcio che cosa valutano in relazione al fatto che anche i tifosi del Napoli, quindi della squadra ospite, siano stati coinvolti negli incidenti? Come si fanno queste valutazioni? Fate conto che ce ne sono 2 se non 3 di sostituti della Procura Federale presenti sui campi di Serie A per controllare quello che succede in campo, in prossimità dello stadio. Ovviamente non tutto
riesce ad essere controllato. Però diciamo che ci sono sei occhi che poi fanno una relazione e verificano quello che è stato che è l'atteggiamento di entrambe le tifoserie, oltre che dei dirigenti delle due società. Per cui se gli ispettori della procura ieri hanno ravvisato, diciamo, comunque un comportamento violento, discriminatorio, offensivo da parte di un gruppo di tifosi del Napoli, è evidente che questo inevitabilmente troverà poi spazio in sede di erogazione di sanzioni, quindi perciò ci può, è ipotizzabile una sanzione anche a carico del Napoli per responsabilità oggettiva. Certo è che le discriminazioni territoriali mi sembra difficile, diciamo, pensare che possano venire da Napoli e dai napoletani, ecco, cioè, purtroppo siamo tristemente abituati a riceverne in tutti gli stadi d'Italia e speriamo che prima o poi questa storia finisca. E per finirla, secondo me, ci vuole una maggiore assunzione di responsabilità da parte di tutti. È vero, condivido assolutamente. Onorevole, grazie per il suo intervento, buona giornata, a presto. Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro. Grazie, Marco Di Lello. Sai che scrive, ciao, i tifosi del Marsiglia ci odiano perché gli abbiamo dato Milik, può darsi. beh, ci vuole, ci vuole sicuramente. Sorride perché insomma ci vuole, tra un po' però non credo che sarà molto sorridente Peppe Bruscolotti, che si è innervosito quanto tutti noi tifosi di calcio, oltre che del Napoli e avanti del calcio, per quei cori indegni su Maradona. Tra poco Marte Spotlight. Napoli Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro, per questa edizione di Marte Sport Live, voci ai protagonisti. Ieri c'è stato il tweet di Aurelio De Laurentiis, che ha fatto i complimenti al Milan per lo scudetto. A proposito, li facciamo anche noi al Milan, che ha meritato ampiamente questo titolo, e quindi siamo da questo punto ragazzi, di vista contenti. Ma infatti dobbiamo chiedere un voto alla stagione, campionato, coppe, da parte dei nostri amici ascoltatori. Il Milan ha vinto perché? Rispetto al Napoli in più cosa ha avuto? Rispondeteci voi al 339-666-9990, tra l'altro oggi è anche il compleanno di De Laurentiis, se non mi erro. No, domani forse. Domani è il compleanno, domani, di Laurentiis, domani. Sì. Allora, il compleanno di Paola di Genova, a cui facciamo gli auguri. Ah, auguri Paola. Il Napoli annuncia i lavori, scrive questo amico, i lavori per l'ampliamento della roba Checa Trofei, per poter inserire anche la nuova coppa, 9 punti sulla quarta e 15 sulla quinta. No, che fa riferimento al tweet di De Laurentiis, che ieri ha fatto i complimenti al Milan per il primo posto, all'Inter per il secondo posto, al Napoli per il terzo e per aver distanziato la quarta di 9 punti e la quinta. Ah, c'è una 15 coppa, punti. Quindi? La sesta, quanti punti, Non lo so. La sesta. Vabbè, la targa, però, è una coppa. Però, allora, salutiamo il capitano Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, ciao, buongiorno. Peppe? No, non c'è più Peppe Bruscolotti, cioè non c'è, nel senso che allora la linea. La sesta è esattamente a 16 punti e la settima è a 17 punti, Roma e Fiorentina, quindi anche questi sono, mi sembra, diciamo così, meritevoli di essere rimarcati. Diciamo Napoli miglior difesa, questo è un dato non da poco, perché non capitava negli anni 70. Andiamo da Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Peppe. Grazie per essere con noi. Al di là del terzo posto del Napoli, del tuo voto alla stagione, io so che ti sei, come tutti, più di tutti forse, non lo so, ma certamente come tutti, arrabbiato tantissimo perché i cori indegni che inneggiavano di alcuni tifosi dello Spezia, speriamo non tutti, crediamo non tutti, di imbecilli che inneggiavano alla morte di Diego. Cioè, si arriva anche a questo, è veramente incomprensibile e inaccettabile, Peppe. No, per carità, io non voglio nemmeno commentare più, perché mentre parlare di questa gentaglia, perché non merita nemmeno di evidenziare queste cose, perché non ha senso, insomma, ho oltraggiato un defunto e poi l'immagine del più grande campione al mondo di tutti i tempi, insomma. Non lo so, siamo in un mondo proprio che va al contrario. Tu hai detto, scusami Gianluca, hai detto imperdonabili, sono d'accordo con te, sono imperdonabili i cori del genere. Sì. Quello che dico è che Maradona continua a essere identificato come icona del Napoli, ma perché sono gli imbecilli, vogliono assumere un atteggiamento offensivo prendendosela con Maradona. Ma Maradona, cioè, ormai credo che sia diventato patrimonio dell'umanità. Ma cioè, lui era già da prima, per me lo è sempre stato, sì. Appunto. Quindi non lo so, però è un fenomeno da studiare, secondo me, quello che nell'immaginario collettivo di certa gente resta comunque un'icona legata al Napoli, nonostante invece sia un'icona mondiale, per intenderci, Peppe. Come mai, secondo te? Ma non lo so, ti ripeto, mi auguro che le istituzioni, insomma,
si diano da fare una volta per tutte, perché poi non basta dire penseremo, prenderemo e poi come al solito non si fa niente, come questi episodi che sono successi insomma ieri, tutte quelle cose, anche partite, la partita che non dice niente, oltretutto messa a rischio, insomma non siamo, come dicevo prima, siamo fuori insomma, e quindi non so, devo penalizzare. Tanti dicono ma poi le società sono penalizzate, e allora fin quando si parla del singolo è un discorso, ma quando si muove poi una massa di persone è chiaro che incominciamo dai settori, cominciare a chiudere. È vero, tra l'altro io ripeto ancora una volta, intanto saluto Pasquale Tine che ci ha raggiunti, ciao Pasquale. Ciao Pasquale. Ciao Peppe. Ciao ragazzi. Ci è occupato ciao. Anche oggi su Repubblica anche di questo tema, un pezzo molto puntuale come di consueto. Devo dire, cioè, da anni ci sono i tornelli, i biglietti elettronici, le telecamere, la videosorveglianza. Cioè, ma che ci vuole a fare, a individuare questi colpi? Allora, il problema giusto. È perché, Dario, parliamo sempre di questo, che ci sono tutti questi strumenti. Appunto, ma cioè, però devo dire una cosa, guarda, al Maradona, voi sapete, per esempio, in occasione di Napoli-Milan, quando il Napoli ha perso 1-0, hanno combinato migliaia di multe per l'ingresso. Per l'ingresso di persone senza mascherina. Esatto. Come le hanno individuati? Quando uno entra al tornello, in ogni tornello c'è una telecamera. Per cui se tu appoggi il biglietto sul lettore che legge il tuo nome e cognome e il tuo posto, ti guarda in faccia, non hai la mascherina, viene automaticamente multato perché sei entrato senza mascherina. E anche poi Gianluca, se ricordate, alla Napoli all'inizio, per mia università divenne implementato il sistema, esatto, di videosorveglianza, certo, che c'è il riconoscimento facciale. Tu dici ma all'inizio hanno avuto diversi tifosi multa perché non rispettavano il loro posto. Caso strano, posso? Sì, vai, certo. Caso strano che poi quali sono state penalizzate? Solo i tifosi del Napoli, che sono arrivate migliaia di multe. Infatti, poi abbiamo assistito negli altri stati fatti ancora peggiori, quindi alla fine non è successo proprio niente. Poi apriamo un altro discorso ancora più grave: perché a Napoli tutte queste misure, queste sicurezze che poi attuano, in altri posti invece no? Insomma, sì, ne abbiamo parlato all'inizio, quando gli ultras, per esempio, intendiamo il tifo organizzato, non entrava al Maradona per questo motivo. Poi hanno trovato una sintesi, un accordo, diciamo, un'intesa teorica, ma negli altri stadi effettivamente succedeva di tutto e di più. Peppe, che voto dai alla stagione del Napoli, per cambiare argomento? Un bel 7.5. Cosa è mancato? Perché qui Franco dall'Irlanda scrive: è mancato al Napoli un allenatore che non sbagliasse formazioni e sostituzioni, per esempio. Vabbè, ma come si diceva una volta, solo chi non opera lo sbaglia. Quindi è chiaro che gli errori poi vai a vedere sono di tutti, non è che puoi penalizzare solo l'allenatore, perché poi chi va in campo sono i calciatori, quindi anche se ti dà dei compiti errati o non vanno bene in quel momento, lì subentra poi il leader in campo. Ecco, che dovrebbe trovare anche il momento per cambiare determinate situazioni. Quello che è mancato al Napoli, Peppe, rispetto al Milan. Nel passato a noi succedeva, quando c'era qualcosa che non andava, si cambiava e poi si comunicava subito all'allenatore, perché mezzo al campo è più facile sapere un giocatore come sta, come non sta, oppure è una questione di ruolo. Ci sono tanti che sono esecutori, quando vanno in campo vanno a fare il compitino, e invece poi il giocatore di carisma, di carattere, se la trova lui la posizione, se non va o le cose non girano al verso giusto, e lì bisogna trovare la forza appunto in momenti particolari, trovare quello che ha avuto il Milan, non il Napoli, che riesce a fare tra società e leader campo, giusto Peppe? Il Milan l'ha avuto tra dirigenti preparati vicino alla squadra e i calciatori vincenti, 3-4 almeno, ci sono Giroud, Ibrahimovic, giusto? Quello che manca da loro. Ma loro hanno avuto due personaggi. Ibrahimovic non è stato preso a calcio, è stato preso perché sul campo lui che tanto carisma, quindi negli allenamenti, nelle partite, è uno che insomma si fa rispettare. Quindi Maldini, che è un'icona del calcio mondiale, quindi chiaramente sono personaggi che solo la presenza insomma diciamo dice tantissimo, ed è facile per una squadra giovane come il Milan legarsi a questi personaggi. Infatti abbiamo visto, perché poi tecnicamente, qualitativamente il Milan forse rispetto all'Inter e Napoli sicuramente era inferiore, però
Il Milan ci ha creduto di più, ci ha creduto di più pur essendo inferiore come organico, ha scritto Olivia. Ma non so, quello è sempre quello il punto, che diciamo, quando vai in mezzo al campo non è che puoi aspettare, devi imporre il tuo gioco, la tua forza. Caro Beppe, grazie sempre, un abbraccio. Alla ciao prossima. Beppe. Ciao, buona ciao capitano. Allora, questo è un messaggio. Gianluca, scusa, a te che piacciono i numeri, quante volte nella storia del Napoli siamo arrivati davanti alla Juventus? Allora, nell'era De Laurentiis solo due volte, questa è la seconda, nell'era De Laurentiis, quindi parliamo di una ventina d'anni, considerata anche la Serie Vabbè, B. Però ragazzi, cioè, in sì, passato sarà capitato altre due volte. Preferisco dire, che giro la questione, il voto, la richiesta del voto anche a Pasqualetina, preferisco dire l'undicesima volta che il Napoli arriva terzo in Serie A, non mi sembra poco, quindi complimenti anche in questo senso, anche se ci abbiamo creduto e l'occasione perduta resta, diciamo, intatta. Davanti alla Juve a me fa piacere sempre e comunque finire, però non è che dobbiamo contare quante volte, non lo so, per me è Pasquale, che ne pensi? No, guarda, allora io penso che si parte da un presupposto di stagione positiva, cioè Pasquale ha dato 7.5, sì, ha dato 3 o 4. Da una scala 1 a 10 ci sta tutto, sono d'accordo. Ci sta, è un bel voto, è una stagione importante, perché su questo secondo me Spalletti ha ragione. I presupposti, diciamo, in estivi, addirittura il Napoli era in lotta per il quinto posto, poi di fatto è stato sempre dentro la zona Champions, non ha mai avuto non è mai stato in dubbio, però è chiaro che, cioè, non si può, come dice, cancellare il campionato che è stato, la possibilità magari persa, di no? provare a lottare fino, non esatto. so, magari anche all'ultima giornata, sarebbe stato bello, insomma, ieri vivere quelle emozioni. Questo non si può cancellare ed è giusto che non si cancelli, perché ragazzi, ti sei migliorato come punti rispetto all'anno scorso, sei stato la miglior difesa del campionato, eppure ti è mancato qualcosa per giocartela fino alla fine, quindi i presupposti poi alla fine si sono creati, c'erano, perché la squadra che fa la miglior difesa del campionato ha valori, molte volte vince, è vero. Quindi non l'hai fatto, quindi resteranno i rimpianti, però la stagione resta positiva, perché è così, la sintesi è questa, rimpianti anche se la stagione è positiva. Grazie Pasquale, ciao, un abbraccio. Pasquale. Ciao ragazzi, ciao. Allora, loro Maldini, noi Edo De Laurentiis, trova le differenze, vabbè, insomma, al Napoli manca un team manager, un personaggio che sia icona della storia del club in maniera inequivocabile. Il manager ce l'abbiamo, anche bravo Santoro, no, Santoro la struttura è bravo, societaria proprio. Una figura. Comunque, ne parliamo tra un po' di mercato anche, vero Gianluca? Assolutamente. Con tanti ospiti, tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro con Gianluca Gifuni. Vi ricordo l'appuntamento di quest'oggi 18:19:30 con Gianluca Gifuni, Elisa Davino, Metti a Folle, e poi 18:20, chiedo scusa, da questa sera cambia l'orario, e poi dalle 20 alle 21 invece lo sport con Massimo D'Alessandro, in questo caso con Antonio Giordano, il filo diretto. Saremo insieme tutta l'estate, il ritiro lo seguiremo, poi riparte il campionato il 13 agosto, probabilmente con l'anticipo della Serie A, e si concluderà a giugno dopo la pausa invernale per i mondiali. Ritiro dal 9, dall'8 luglio al 19 a Di Maro, invece dal 23 al 6 agosto a Castel di Sangro, 23 luglio ovviamente. Ok Maldini, scrive Gilda, ma ricordiamo come fu trattato dal Milan, perché io lo ricordo, ricordiamo anche noi, non gli fecero fare nemmeno il giro di campo quando finì la carriera. In relazione al mio messaggio di prima, domanda secca, oggi Nicola viene visto come un trionfatore, il tecnico della Salernitana, o come uno che ha sbagliato probabilmente la formazione ed anche la preparazione della gara fondamentale di ieri? Sicuramente ha sbagliato, ma viene visto come trionfatore perché i risultati e la fortuna secondo gli hanno dato ragione. È scoppiata la Salernitana, io continuo a dire complimenti, sono felice da campano. Anche per io ho vissuto gli ultimi sei minuti di col cardiopalma ieri. Sì, Salernitana, alcuni loro, penso, non tutti, ce l'hanno con il Napoli e con i napoletani, sportivamente peggio per loro. Sabatino Durante, come stai? Buongiorno. Buongiorno a voi. Operatore di mercato, conoscitore di giocatori sudamericani e non solo, caro Sabatino, però noi vogliamo parlare un attimo di Osimhen, perché Osimhen pare voglia restare il terzo anno a Napoli, ma io dico, De Laurentiis 2 anni fa a Castel di Sangro disse: io non mi farò mai più sfuggire un'offerta congrua per un mio calciatore, cioè lo cederò, perché evidentemente si era pentito di non aver ceduto qualcuno prima. Quindi se arriverà un'offerta per Osimhen, il Napoli se ne priverà secondo te, sì o no? Dipende dalla entità dell'offerta. Io leggo 100 milioni di euro, con 100 milioni di euro credo
perché non ci sarà da pensare molto, capito? Sono tanti soldi per un giocatore che è un ottimo giocatore, ma insomma, con 100 milioni di euro si comprano giocatori di altro livello. Se arriva un'offerta del genere, è giusto che De Laurentiis pensi a incassare. Sì, è giusto così, ti chiedo, cioè al di là dell'offerta irrinunciabile per la quale nessuno può porre ostacoli, no? Lukaku, l'Inter per esempio, un esempio recentissimo, però in generale il Napoli fa bene, cioè dovrebbe trattenere Osimhen fino a prova contraria oppure no? Sabatino? Ecco, abbiamo perso. Hai chiesto a me? Sì, a te Sabatino. Ma cioè, il Napoli ha un budget particolare, no? E quindi deve stare in questo budget, cioè se ti arriva 100 milioni di euro è credo la metà del budget del Napoli, quindi è normale che si debba vendere il giocatore. Poi ripeto, non è che Osimhen ti fa vincere lo scudetto o ti porta in Champions League, sono i 18-19 della rosa o i 20 della rosa che ti portano, cioè non ci sono oggi giocatori a livello mondiale, o sono pochissimi i giocatori che da soli ottengono il risultato, l'obiettivo che tu hai di una stagione. Cioè, io credo che in Italia siamo un po', scusatemi ma uso un termine un po' forte, isterici, cioè facciamo diventare fenomeni dei giocatori che fenomeni non sono. Osimhen non è un fenomeno. Osimhen è un buon giocatore che usa la sua forza fisica ma a scarsa tecnica. Quanto vale secondo te dal punto di vista del mercato? 30-40 milioni, non 100 milioni di euro. Ricordatevi che Lukaku in Italia faceva sfracelli, poi è tornato in Inghilterra, non l'ha fatto. Noi abbiamo un capocannoniere che si chiama Ciro Immobile, che tra l'altro è napoletano, che è andato in Spagna non l'ha vista mai, è andato in Germania non l'ha vista mai. Cioè il pigmeo di 1,60 m è un gigante quando gli altri pigmei sono 1,50 m. Bisogna sempre rapportarci alla realtà, cioè noi è terminato un campionato in cui ci siamo esaltati tutti, chiaramente i milanisti e quelli di Salerno che si sono salvati. È un campionato mediocre. Sì, sono d'accordo con 31 punti, a me è successo. Se tu davanti fra Napoli, Inter e Milan hanno fatto a gara a non vincere, a sbagliare, bisogna riflettere, ragazzi. Tu pensa, Sabatino, sono d'accordo con te, livellato verso il basso, combattuto livellato verso il basso. Pensa che possiamo diventare, io sento sì. Osimhen credo che abbia fatto meno gol di Ciro Immobile. Sì, credo 14. Che sia un giocatore più o meno del livello di Abraham, che sta alla Roma, e non mi sembra che Abraham vale 100 milioni di euro. Sabatino, ti chiedo una cosa importante sul mercato sudamericano, fermo restando che appunto il collega amico Marco Azzi, che salutiamo, ha scritto giustamente ieri: Napoli, dopo aver vinto con l'Atalanta a Bergamo, aveva 66 punti, se le avesse perse tutte da aprile in poi comunque sarebbe qualificato come quarto per la Champions League, la dice lunga sul livello più basso di questo campionato. Però Sabatino, ti chiedo se Ederson è davvero stato un colpo importante di Sabatini per la Salernitana, ma soprattutto perché il Napoli ultimamente secondo te non sta proprio dragando il mercato sudamericano. Anche qui con Ederson è un ragazzo del Corinthians. Ma il Napoli lo sta seguendo, non scusa. Trovava spazio e ha trovato spazio in una squadra, il Fortaleza. Cioè anche questo non è un fenomeno, è un ragazzo che ha delle qualità. Poi siccome se ne è parlato tantissimo, poi con la partita contro il Cagliari non l'ha vista mai la palla. Ecco. Cioè, allora il mercato sudamericano è un mercato molto particolare, cioè un mercato in cui ci sono tanti talenti ma ci sono pochi giocatori pronti per il nostro calcio, che è un calcio, sicuramente non è un calcio migliore in Europa, ma è un calcio complicato da giocare il nostro, perché i raddoppi, scalare, cioè è un calcio molto, molto tattico, che è un calcio che non si gioca in Sud America. Quindi in Sud America tu devi andare a pescare dei talenti giovani, possibilmente, perché devi prenderli all'inizio
perché se giocano un campionato poi te li prendono squadre che hanno più soldi di te. Quindi guarda bene quello che sta facendo il Manchester City. Guardiola sta facendo incetta di giocatori giovani sudamericani o spagnoli, o argentini o brasiliani. Poi il problema nostro dell'Italia è che noi abbiamo quella barriera dei due slot per extracomunitari che non capisco a che cosa servono. Ecco, però scusami Fabatino, ieri Ederson non era in campo con la Salernitana e la sua assenza si è sentita comunque, ecco, detto tra noi. Ma io l'ho visto giocare anche con il Cagliari. Cioè, allora ripeto, io conosco questo ragazzo dal settore giovanile, è un giocatore che ha qualità tecnica, che ha quando sento parlare di 30 milioni di euro no, mi sa capona la pelle, perché in Brasile di giocatori come Ederson ce ne sono un centinaio. Basta solo venirli a prendere questi giocatori e rischiare di farli giocare come ha fatto Walter Sabatini, o aspettarli se magari hanno dei momenti in cui già all'inizio non si adattano subito. È un giocatore che ha qualità tecnica, sa inserirsi. Aspettiamo un attimo, io credo che se avrà tempo e modo di fare un altro campionato di un certo livello con la Salernitana, probabilmente troverà spazio in una squadra di maggior caratura in Italia. A pensare di vendere Ederson al Paris Saint-Germain, che cosa va a fare il Paris Saint-Germain? Adesso no, forse, adesso ovviamente. Va bene. Grazie Sabatino per essere stato con noi, un abbraccio. Buon lavoro, ciao Sabatino, buona giornata a te. Abbiamo un po' i piedi per terra, perché altrimenti l'Italia sprofonda, ragazzi. Tu dal Brasile ciao, ne Sabatino. Sei qualcosa, caro amico. Allora, Lucio De Cicco scrive: l'unico personaggio paragonabile a bla a Maldini per fedeltà ed appartenenza a Antonio Giuliano, il resto sono solo opportunisti che non appartengono alla storia della squadra. Adesso dai, ce n'è forse qualcuno. Adesso si potrebbe pescare su uno straniero napoletanizzato, cioè Marek Odris, Amsic o Mertens, il resto solo fuffa. Maldini ha un carisma che non ha però Amsic. Maldini assolutamente, però per esempio Tagliatella è un nome interessante. Lo facciamo con Raffaele Sergio per serietà e appartenenza. Penso a Fabio Cannavaro, che è allenatore, però effettivamente ha una militanza inferiore a Pino. Insomma, ci sono un po' di giocatori. Ma Giuliano non se la passa benissimo Giuliano, in questo momento, lo salutiamo con affetto. Non potrebbe essere. Lucio ha detto una cosa giusta, cioè il paragone di Giuliano Maldini ci sta, ovviamente. Giuliano quello nel caso paragone. Ha fatto parte del Napoli però. Di Maradona anche di qualche anno prima. Ci fermiamo come dirigente, intendo. Tra un po' ancora mercato e tante altre cose. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni e Dario Sarnataro per questa edizione di Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Come uomo immagine del Napoli, alla Maldini nel Milan per intenderci, Gianluigi vota Salvatore Bagni. Sì, assolutamente, anche grandi competenze manageriali e calcistiche di mercato, intendo. Ma Bagni ha un profilo e anche una personalità, ma anche i nostri microfoni, ricordiamo, ogni settimana, lunedì e venerdì sera è con noi. L'ha detto, si è incontrato con De Laurentiis, voleva fargli firmare un triennale, ma Bagni poi dice le cose pare al vino e non vuole avere, giustamente vuole essere libero di poter dire le cose, assumersi responsabilità senza condizionamenti. Angelo Danola scrive: ciao a tutti i nostri campioni tipo Bruscolotti, Cannavaro, Bagni e altri, farebbero tutte brutte figure con il presidente De Laurentiis, perché con lui non si può fare quello che fa Maldini. Carlo Tavecchio, ex presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, in collegamento con noi. Tavecchio, buon pomeriggio. Buongiorno a voi. Ha visto che è successo ieri alla Spezia, tra i tifosi dello Spezia e i tifosi del Napoli, fuori dal campo, in campo? Ma sono episodi di civiltà culturale, sportiva, c'è di tutto. Ma lei, quando è stato presidente, insomma, ha messo mano anche a queste dinamiche, no? Immagino. Sì, abbiamo la giustizia sportiva, ha fatto tanto per bloccare, ma vede, dietro il tifo ci sono anche altre situazioni, quindi non è semplice, si mischino con la situazione di giustizia ordinaria, però ci sarà sicuramente, mi aspetto provvedimenti gravi nei confronti di questa gente. Salutiamo intanto anche il collega di Sky, Francesco Modugno. Ciao Francesco.
Bentrovati, buon pomeriggio. Siamo tutti con te. C'è l'altra parte, l'ex presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, e ti faccio salutare, Francesco. Buongiorno. Presidente, ben trovato anche a lei. Ecco, prima di salutare il presidente, ma secondo lei, nella valutazione anche delle procure federali, secondo la sua esperienza, il coro discriminatorio razzista o la violenza verbale è comunque considerato molto meno grave di tante altre cose che accadono? Ovviamente incidente e la violenza fisica, per carità, però dico, ha la giusta valutazione da parte degli organi federali secondo lei? Ma guardi che il foro, la giustizia sportiva si basa esclusivamente sulla la giustizia attraverso una procedura che parte dalla procura e arriva al tribunale sportivo e poi a tutti i suoi gradini, ma tengo presente che è un tribunale indipendente e serio, No, per carità, se considerava aveva la giusta. No, c'è un messaggio, presidente, di un certo Sa 63. Vorrei ricordare a Tavecchio che forse proprio lui eliminò la discriminazione razziale dei cori contro il Napoli. Successe una cosa del genere a suo tempo, presidente? Non ho capito. Lei eliminò la discriminazione razziale dei cori contro il Napoli? No, è un messaggio. No, forse ci fu in quel periodo, forse ci fu un ammorbidimento delle sanzioni. Sono stati sanzionati tutti in maniera esemplare. Non ci sono, si figuri se si può prendere un provvedimento di eliminare queste iniziative. Come si fa? Francesco, domanda per l'ex presidente Tavecchio? Per caso? Sì, presidente, provo un po' ad ampliare il raggio. C'è lo stage di Mancini con 53 calciatori, tantissimi giovani, c'è bisogno di questa energia, è la modalità giusta per tornare. Guardi, a fare le cose. Intanto bisogna dire che qualcuno si deve pur fare una domanda, perché per due volte non andiamo ai mondiali, no? Sì. Sarà un motivo. Sì. Noi ai mondiali ci andiamo se creiamo una cultura di applicazione di tutte le nostre idee, i nostri principi su tutto il territorio, e portiamo a galla i giovani nostri importanti. Qui abbiamo un problema, che siamo pieni di extracomunitari che non sempre hanno la capacità, la validità di essere portati sui campi di Serie A, eppure ci arrivano. I nostri giovani fanno una fatica enorme. Lei guardi, solo senza far nomi delle squadre, ma le squadre di Milano, mi dica qual è il giovane che ha debuttato in prima squadra in questi anni? Ieri Pafundi, 16 anni, classe 2006, è il campione del futuro. Sì, vabbè. Beh, Calabria, Tonali, qualcuno sì. Lei lo sa quanti giocatori quanti calciatori ci vogliono per trovarne uno? Quello è vero. Però, presidente, lei ha ragione. 12.000. Quindi non uno su mille, come diceva cantava Morandi, ma uno su 12.000. Vabbè, ne riparliamo con lei, presidente. Grazie, se presidente. Le fa piacere. Grazie, buona giornata. Grazie. Però Pafundi è tanta roba, 16 anni, avere il coraggio di metterla in campo. Ieri si è comportato anche benissimo, ha sfiorato il gol, ha fatto degli assist. Napoletano, purtroppo il Napoli si è fatto sfuggire, anche perché come genitori è andato anche al nord, a Udine, a lavorare, cioè genitori chiaramente. Francesco, ti dico solo, Osimhen e Koulibaly, che succede secondo te? Che succede? Succede che Koulibaly è evidentemente a rischio, tra virgolette. Ha un mercato importante, ha proposte concrete, e poi però chiaramente bisogna fare il prezzo giusto. E lì la proprietà, il presidente della Laurentiis, ha la sua valutazione e vediamo se qualcuno lo accontenterà, altrimenti lo scenario anche più triste contabilmente, tecnicamente ed emotivamente potrebbe essere, sarebbe un altro anno e poi l'addio a parametro zero a scadenza. Infatti il rischio è questo, in questo momento, chiedo scusa se ti interrompo, quello suo è anche di Fabiani, il rischio è più alto, perché se il Napoli non riesce a trovare accordi per rinnovare con prezzi, con ingaggi alti, evidentemente per Koulibaly ma anche per Fabiani, oppure se non ci sono offerte che i calciatori che in questo momento decidono più di tutti, in generale dico,
Cioè non è che se arriva il Newcastle e offre 50 milioni per Fabian e 80 per Koulibaly, i ragazzi vanno lì, perché poi tra un anno a costo zero, come hanno fatto Messi e altri, si liberano e vanno dove vogliono. Il problema è questo, che là poi rischi di perdere a zero. È un timore, un rischio, uno scenario molto concreto. Ecco. È uno scenario molto concreto. Dicevi del Newcastle, i giocatori poi legittimamente tutelano anche le proprie carriere, le proprie scelte, che sono scelte professionali ma anche di vita. Fabian sarebbe potuto andare al Newcastle a gennaio, si presentare con 150 milioni per lui e per Osimhen, e insieme il club e il giocatore valutarono di rifiutare la proposta. C'è l'aspetto economico, ma poi c'è anche un'ambizione professionale che orienta e determina le decisioni dei calciatori, e quindi non è detto che si trovi poi in questo mercato la soluzione giusta per entrambe le parti. E lo scenario molto molto possibile è quello di due giocatori di questo livello, di questo calibro, via parametro zero. C'è anche questa possibilità e non è remoto. Va bene Francesco, noi siamo in chiusura. La domanda su Osimhen la devo fare, scusami. Osimhen, ma che fa? Vuole fare il terzo anno come Higuain e Cavani, secondo te? Cioè, non è che vuole, dipende dalle offerte, evidentemente. Ma lo scenario detto che sarebbe auspicabile. Sì, certo. Secondo me ha margini di crescita enormi ed è un giocatore per il quale non c'è rischio che economicamente si possa deprezzare. Anzi. Se Victor fa un campionato, fa una stagione intera ordinaria, Victor è giocatore da 30-35 gol. Ma appunto, secondo te, chiedo scusa ancora, De Laurentiis quando ha detto qualche giorno fa Race for the Cure, Osimhen l'abbiamo visto poco, e perché l'interpretazione qual è? Che se sta un altro anno e gioca 30 partite poi si può vendere o può avere un valore maggiore, oppure ha dei limiti per cui chissà se poi giocherà 50 partite finalmente? Cioè l'interpretazione tua qual è? Voglio prendermi quella buona, anch'io, quella, spero. Quella che porta a me lo voglio godere un anno intero davvero, e poi caso mai ne parliamo. Poi lo spero, spero, sia spero sia quella anch'io, l'interpretazione. Anch'io. Del resto spero. Cavani e Higuain 3 anni sono rimasti a Napoli, il trend è quello, vedremo. Io continuo a dire che al di là dei soldi Osimhen è un giocatore forte in valore assoluto, ma limitante dal punto di vista delle caratteristiche e quindi dal punto di vista tattico per la costruzione, cioè, di una squadra. Condiziona la squadra. Condiziona, dice. Quindi è evidente che per quanto ti caratterizzi lui, eventualmente dovrebbe trovarsi sul mercato un'alternativa più o meno con quelle caratteristiche, un profilo simile. Ah, certo. Perché non puoi quando non gioca Osimhen ritrovarti con una squadra completamente differente, certo, come principi di gioco. Giustissimo, questo è vero. Assolutamente. Sai giusto. Che arriva adesso? Arrivano questi. Allora, Soriani, facciamo un omaggio a De Onestis e Laurenti. Ecco qua. Ah, pensavamo tutto. Ecco. No, questa è la banda degli onesti. Intanto ringraziamo Francesco Bugnini Sky. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Non voglio essere cattivo, ma prima parlavo con Gigi Soriani. Secondo me la banda degli onesti è per tutte e due, per tutte. Sì, ma tu sei se vuoi di tornare a essere Cardone, vediamo come dobbiamo fare. Possiamo anche parlare. Ciao Francesco, ciao, grazie. Ciao. Un abbraccio. Intanto devo fare una errata corrige. Simone Pafuti è nato a Monfalcone da genitori napoletani. Io dico in generale come talento, i grandi club avrebbero dovuto metterci l'occhio prima, ma chissà che non lo fanno adesso, perché 2006 appena. Va bene, ce ne dobbiamo andare, ci stanno cacciando, arriva la banda di Onestis con appunto De Onestis, Cardone, con Laurenti, Cardone, c'è anche Alfredo Maiorano là, che chiacchiera e perde tempo, lui ogni tanto perde il tempo, ama perdere questi... Anche tu questo momento lo stai facendo però, devo dire, rubando tempo gli amici Vincenzo. Ma io al microfono almeno, nel senso che questo, il microfono, diciamo così, giustifica il lavoro, almeno in questo senso. Va bene, chiudiamo qui, grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiani in regia, grazie a Dario Sarnataro, a Gianluca Gifuni e a tutti voi per averci seguito. Adesso Very Good, il primo pomeriggio di Radio Marte, poi Gigi Rosa e Marta Martinez dalle 18, Metti a Folle fino alle 20, fino alle 20, e dalle 20 alle 21 oggi cambia l'orario, 1 ora 60 minuti dell'approfondimento sportivo serale. Buon pomeriggio a tutti.